Martinucci. Ciao a Gabri, tutti. per chi non ti conosce, magari fai una piccola introduzione. Cosa fai? Chi sei? Allora, innanzitutto mi chiamo Gabriele, appunto, sono appassionato da tutta la vita di natura, di scienze naturali, tutto ciò che è di particolare, e cerco sempre comunque di studiarlo in modo a 360 gradi, in modo olistico, quindi non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista geologico, preistorico, rapporto uomo-terra, insomma, tutte queste cose qua. E faccio scienze ambientali e naturali a Siena. Ora, vabbè, per ovvie ragioni non sono a Siena e niente così. Ok, ottimo. Allora io volevo fare questa piccola Faccio premessa che documentari, Gabriele. mi occupo di cose. Ah sì, infatti, spiega anche diciamo, la parte social, i tuoi progetti social. Problemi tecnici, abbiamo perso Gabriele. Gabriele, ci senti? Una domanda esplosiva. L'abbiamo detonato. Ah no, sta bevendo. Ok, vediamo un attimo, vedo che ho un messaggio qui. Ragazzi, purtroppo Gabri c'ha un po' di problemi di connessione, però. Ora gli diremo di staccare magari il video. Allora. Frattempo, Davide, intrattienici in qualche modo. Di Fammi cosa interessare. parliamo, Davide, stasera? Ci senti, Gabri? Non credo. Voi non mi Ahia, sentite? Gabri, ci senti? Perfetto, Mi va sentite? benissimo. Tu ci senti? Sì, Sì. ti sentiamo. Tu? Sì. Perfetto. Perfetto, perfetto. Sì. Ho Ok, allora abbiamo fatto questa staccato la videocamera, introduzione. così almeno consuma di meno. Hai fatto Sì, ma infatti benissimo. ora ti sentiamo anche meglio. Perfetto, perfetto. E niente, io Perfetto. inizierei con la prima domanda, che è oltretutto quella che dà, diciamo, l'incipit al tema di questa puntata, e cioè il riscaldamento globale. Il riscaldamento globale, Gabriele, è una fake news oppure no? Cioè è una bufala, una cosa che ci propinano da anni ma che non ha alcun fondamento oppure no? Ma assolutamente è vera, cioè non mi sembra nemmeno doveroso rispecificarlo. Cioè, il fatto è che l'effetto serra, ad esempio, si fa tanta confusione, no? L'effetto serra non è sempre dannoso, l'effetto serra è sempre esistito nel nostro pianeta e l'effetto serra è dato da quei gas che chiamiamo appunto gas serra, che servono a intrappolare fondamentalmente i raggi infrarossi, quindi quelli che riscaldano di più la superficie terrestre, e formare una specie di coperta, diciamo, proprio di serra all'interno del nostro pianeta. L'effetto serra è tanto temperatura di 25 gradi, capito? Se non ci fosse l'effetto serra, noi saremmo tutti morti, fondamentalmente, perché ci sarebbero degli sbalzi termici assurdi e ci sarebbe molto più freddo Un po' come la rispetto luna, a giusto? quello. Esattamente, esattamente. Io, cioè, a livello in tempi geologici, questi cambiamenti ambientali, questi cambiamenti climatici sono sempre avvenuti. Il problema di oggi non è tanto il fatto che noi stiamo vivendo un cambiamento climatico globale. Il problema principale è che noi riusciamo a vedere questo cambiamento in una generazione. Capito? È il tempo che è il problema del cambiamento climatico. È il tempo estremamente corto del surriscaldamento del pianeta. Non è tanto il cambiamento climatico. Capito? E chi è che ha accelerato questo processo? L'essere umano, fondamentalmente, estrapolando il carbonio che era stoccato sotto forma di carbone e petrolio sotto la superficie della Terra. Ricordo ad esempio che il carbone deriva dalle foreste ancestrali del Carbonifero 300 milioni di anni fa. Carbonifero, infatti, si intende proprio quell'epoca dove la Terra era molto più calda di adesso. Erano presenti solo insetti, fondamentalmente insetti e pesci, e questi insetti erano insetti giganti per un motivo che c'era col fatto che la Terra era molto più calda,
c'era il doppio dell'ossigeno per la questione che c'era tutto. Era pieno di foreste pluviali e c'era il doppio dell'ossigeno che c'è oggi, e gli insetti si è visto che hanno una correlazione con le grandezze del corpo rispetto alla concentrazione di ossigeno che è presente in atmosfera. Vabbè, questo era un excursus generale. Il fatto che il carbone deriva da quelle foreste ancestrali 300 milioni di anni fa. E fondamentalmente gli alberi Ok. cosa fanno? Assorbono la CO2 dall'aria. Ok, la CO2 dall'aria, l'anidride carbonica, la trasformano organicandola, rende in lignina, in legno, in cellulosa, in foglie, in tronchi, ok, in rami, il glucosio è K12. Abbiamo qualche problema di connessione con Gabriele. Preso direttamente. Ragazzi, mi sa che dovremo cambiare programma. Gabriele, aspetta che ti Gabri, sentiamo un po' ci male. senti? Fino ad ora io l'ho sentito bene, però. Sì. Gabriele? Dov'è Gabri? Google? Ok. Robocop. Ok, sta arrivando molto in ritardo. Mi Abbiamo i sentite, mi sentite, mi problemi. sentite? Ok, sì, ti Ora ti sentiamo. risentiamo. Ok. Allora, cammino per la casa mentre parlo, ok? Vediamo se Va funziona. bene. Va bene. No, Allora. ieri, no? Quando, no, anzi, l'altro ieri, quando ti ho contattato, mi Ah. stavi dicendo una cosa molto interessante, no? Cioè che il riscaldamento globale è sempre collegato, no? Col discorso del riscaldamento della Terra, no? Quindi aumento della temperatura. Ieri però mi ha detto una cosa molto particolare, cioè che addirittura alcune zone della Terra diventeranno paradossalmente più fredde. È vero questa cosa? Assolutamente, assolutamente, perché si pensa sempre che quando si parla, no, a livello di media sul riscaldamento globale, il pianeta si scalda di qua di là. Sì, il pianeta si scalda, ma a livello diciamo di clima locale, ok? Si può avere dei periodi più freddi rispetto al normale, capito? Cioè, la questione è che alzando la temperatura media del pianeta, tu scombussoli tutte le correnti sia oceaniche che atmosferiche che ti mitigano o ti rendono più freddo, più caldo in un determinato periodo di tempo, in una data posizione geografica, il clima, capito? Ok, cioè quindi dici la colpa è di queste correnti? Sì, ad Quindi una esempio. inverte il senso, in questo senso? Ad esempio, ti faccio un esempio, Golfo, no? Che è quella che parte, cioè siamo sull'Atlantico, attraversa il Golfo del Messico e quant'altro, e passa attraverso la Groenlandia, e poi riscende giù per toccare l'Europa. Ecco, la corrente del Golfo porta aria umida e calda all'Europa. La Groenlandia, però, nel frattempo, col surriscaldamento del pianeta, si sta sciogliendo. E la Groenlandia cos'ha? Sopra la superficie della Terra a chilometri e chilometri di ghiaccio. Il ghiaccio è fondamentalmente acqua dolce fredda. Acqua dolce fredda, l'acqua fredda ha una densità maggiore dell'acqua calda, quindi di quella della corrente del Golfo. Fondamentalmente, l'acqua fredda sciogliendosi arrivando per fusione dei ghiacciai della Groenlandia nell'Oceano Atlantico, rallenterà. Creando, ora non entro nel dettaglio, ma creando una confusione di densità delle acque, si rallenta la corrente del Golfo, e rallentando la corrente del Golfo, che è quella che rende mite il clima europeo durante la primavera e l'estate, si assisterà man mano che andremo avanti, poi vabbè, cioè il cambiamento climatico che è in atto non agisce in maniera lineare come agisce il ragionamento umano, quindi sono tantissime. Però è probabile che l'Europa subisca un periodo di raffreddamento locale.
Ok, però comunque sia in generale c'è un aumento della temperatura, giusto? Sì, assolutamente, perché sta aumentando la concentrazione di CO2 Ok, e e di ogni altri gas anno serra, perché non è solo la CO2. più o meno di quanto aumenta la temperatura? Una stima. Ascolta, all'anno non te lo saprei dire, quindi non te lo dico per non dirti cavolate, però Vabbè, vabbè. so, capito, quindi, però siamo passati in meno di 20 anni da, non mi ricordo male, 200 parti per milione di CO2 nell'atmosfera a 410, capito? Ed Ok. è un aumento che si sta verificando. I primi dati relativi all'aumento di CO2 ce li abbiamo negli anni 80, a Mauna Loa, sì, anni 70, anni 80, a Mauna Loa si è cominciato a registrare la concentrazione di CO2 nell'aria e da lì poi in tutto il mondo. E si è visto proprio che la concentrazione di CO2 sta aumentando in maniera esponenziale, in brevissimo tempo, capito? E, diciamo che più CO2 c'è nell'aria, più l'effetto serra è accentuato, perché la CO2 intercetta gli raggi infrarossi, no? Che dovrebbero essere rilasciati nello spazio. Più CO2 c'è, più questi raggi infrarossi vengono intercettati e non vengono fatti passare attraverso l'atmosfera, perché fondamentalmente la Terra riceve i raggi solari del Sole, ma ributta una parte di questa energia sotto forma di calore nello spazio. Se non mi Capito? sbaglio, la principale azione la svolgevano gli oceani. Dimmi se sbaglio, se ricordo male dalle nozioni che ho dalle Allora, superiori. in che senso la principale azione la svolgono gli Cioè oceani? il fatto che l'oceano funga come da una specie di specchio e quindi le radiazioni entrando possono rimbalzare. Allora, quello è l'effetto albedo. Ok. L'effetto albedo ce l'hanno sì i mari, ma più che altro i ghiacciai. I Ok. ghiacciai, le calotte polari, tutte queste cose qua. Che, ecco, un problema del cambiamento climatico è che si sta assistendo a dei feedback positivi. Cioè, nel senso che il surriscaldamento globale porta, ad esempio, allo scioglimento dei ghiacci, e lo scioglimento dei ghiacci porta a un'accelerazione di questo aumento della temperatura globale, capito? Perché i ghiacciai fungono un po' da specchio, appunto, e riflettono, il bianco riflette tutta la luce, no? E, infatti, se tu vai in un ghiacciaio e non ti metti la crema solare in una giornata di sole, torni a casa che sei bruciato a puntino. Ecco, perché? Perché il bianco riflette tutta la luce solare che gli incide. E le calotte polari, tipo in Antartide, in Groenlandia, Polo Nord, tutte queste zone qui, a livello globale, agiscono da raffreddante, capito? Non fanno assorbire l'energia solare. Sì. E più si sciolgono i ghiacciai, e più l'energia solare viene trattenuta. Gabriele, ho una domanda per te dalla chat. Mi chiedono, visto l'attuale fase di minimo del sole, se questo influenzerà il clima, come è stato già in passato per le ere glaciali. Allora, il discorso è che, Allora subito ragazzi. appunto, Sì, certo. sì, il discorso è questo, cioè, ad esempio, come ho detto prima, questi cambiamenti globali, che passiamo da una fase interglaciale calda a una fase glaciale fredda, si sono sempre alternati, no? Il problema adesso è proprio la velocità di questo cambiamento. Quindi, il minimo solare può avere un certo effetto, ma il problema non è tanto quanta energia entra nella Terra, ma quanta energia viene trattenuta dalla Terra. Capito? Quindi più i gas serra aumentano e stanno aumentando in maniera esponenziale, ma non solo la CO2, perché si parla sempre di CO2, ma non è solo la CO2 che agisce come gas serra. Abbiamo il metano, il CH4, i CFC, clorofluorocarburi, che venivano usati qualche tempo fa, ora sono banditi in gran parte del mondo, ma venivano usati tranquillamente dentro le bombolette spray, dentro i refrigeranti, eccetera, che quelli hanno un effetto ancora maggiore rispetto alla CO2.
Il metano, ad esempio, ha un effetto 20 volte più riscaldante della CO2. E ad esempio, il metano, chi è che lo produce di più oggi, al giorno d'oggi? Sono gli allevamenti di bovini. I bovini, che sono degli erbivori ruminanti, e hanno più stomaci, fanno fermentare la cellulosa all'interno di questi stomaci, producono questa fermentazione stomacale, il metano. Ecco, e fanno proprio dei veri e propri peti di metano, e una mucca può in una giornata produrre anche 20 kg di metano. Quindi Ecco. una delle soluzioni per rallentare il problema potrebbe essere quella di passare gli allevamenti da bovini ad altri animali, non Allora, umani. il fatto è che siamo troppi e chiediamo troppa carne, capito? E più la richiesta è alta di carne, e più questi allevamenti verranno messi, e verranno ampliati. E in realtà la soluzione migliore sarebbe mangiare meno carne, cioè diminuire la richiesta di carne. Tutti i tipi di Capito? carne, quindi da Gabriele, ti faccio una bovino. domanda. Ma quindi tu sei pro a vegetariano oppure... Cioè, quindi tu mi stai dicendo che bisognerebbe diminuire il consumo di carne? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Quindi no. Ad esempio, ora scusa se vi interrompo, ma ad Prego. esempio gli incendi dell'Amazzonia, no? Che abbiamo assistito nell'anno scorso, ma in realtà l'anno scorso semplicemente erano più mainstream, più pubblicizzati, ecco per così Sì, dire, ma vero. gli incendi dell'Amazzonia avvengono ogni anno da parte degli allevatori, dei bovini intensivi. Capito? E perché vogliono incendiare l'Amazzonia per fare altri campi da coltivare per i bovini? Semplicemente perché la richiesta da parte dell'Occidente è troppo alta rispetto agli allevamenti che ci sono. Capito? Quindi gli allevamenti di bovini in realtà, allora se vuoi mangiare carne, nel senso io non sono vegetariano, ecco, però... bisognerebbe ridurre il consumo di carne, e quando si mangia carne bisognerebbe mangiarla di buona qualità, quindi evitare di prenderla al supermercato a 3 euro e mangiare magari quella della Val di Vara. Io ti parlo qui della zona di Carrara, abbiamo la zona della Val di Vara che ci sono un sacco di allevatori che allevano le mucche in modo rispettoso dell'animale innanzitutto, e secondariamente non sono 3.000 capi ad allevamento. Ecco, magari la paghi un pochino di più, però la mangi di migliore qualità, e l'impatto ambientale tuo è molto minore. E aggiungo a titolo informativo che sarebbe sempre meglio ovviamente preferire le carni bianche, magre, piuttosto che le carni rosse. Questo proprio da linea guida, insomma, sulla sana alimentazione. Questo per motivi di salute, quindi. Ok. Questo è un motivo di salute, assolutamente. Cioè, si pensa probabilmente per i grassi saturi, probabilmente per il gruppo M dell'emoglobina, ci sono diverse teorie in gioco. Però quello che si è visto a livello epidemiologico è che un consumo ridotto di carni rosse e soprattutto lavorate, diciamo, impatta positivamente su una serie di valori prognostici. Per esempio, è un fattore protettivo per quanto riguarda il cancro del colon retto, tra le varie cose. Io mi sono perso un pezzo. Dalla Allora. chat dicono bisogna mangiare più bovini, meno peti, meno calore. Sì, il problema cioè, ha senso come ragionamento. Il problema è che noi ragioniamo appunto sempre in modo lineare, ma il mondo, cioè sia gli ecosistemi e sia l'economia, non ragiona in modo lineare, capito? Quindi non è che se tu mangi più carne allora ce n'è di meno in giro. In realtà, se mangi più carne vuol dire che aumenti la domanda, e quindi ci deve essere più offerta. Chiaramente. Però c'è anche Assolutamente. da dire che una parte comunque del metano prodotto al mondo la copre i bodybuilder con le dietro iperproteiche che buona sono di tradizioni. Questo è un po' di parte, Dev. Allora, io ti volevo chiedere, Gabri, ora non so se ne hai già parlato, qualcosa sull'acidificazione degli oceani. Mi È molto interessante questo. Interessante, vero? puoi spiegare in cosa consiste e perché Allora, potrebbe essere un problema?
è un problema bello grande in realtà. Cioè, allora, innanzitutto diciamo che è sempre collegato a questo aumento eccessivo della CO2 nell'aria, no? Nell'atmosfera. L'oceano agisce come un grande serbatoio per la CO2 e viene e ci aiuta fondamentalmente a contrastare i cambiamenti climatici come innanzitutto uno dei più grandi, cioè uno dei il pianeta possiamo dire che ha due polmoni viventi, no? Che sono le foreste, una parte, e il fitoplancton che sta nel mare, appunto, che è l'altro polmone, l'altro grande polmone. I fitoplancton non sono altro che delle microalghe e dei batteri fotosintetici, ossia che fanno la fotosintesi clorofilliana, che galleggiano sulla superficie degli oceani, dei mari e dei laghi. E non solo il mare ha questa, ha questo, questa biomassa gigantesca di fitoplancton, che quindi assorbe una parte della CO2 nell'aria. Non solo, perché l'acqua agisce proprio come serbatoio della CO2, assorbendola direttamente in acqua. Infatti nell'acqua abbiamo presenza sia dell'ossigeno, sia dell'anidride carbonica, sia di altri gas, dell'azoto in atmosfera, eccetera. Ecco, la CO2 quando entra all'interno del mare si reagisce con l'acqua e si trasforma in acido carbonico. Ok? L'acido carbonico ha come formula chimica HCO3. Ora, l'acidità di una soluzione acida è data dagli ioni H+ che stanno liberi, no? Ora, non voglio entrare nel dettaglio, magari perché sennò ci Mi si ricorda il mio troppo. esame di fisiologia. Sì. Esatto. E fondamentalmente questo acido carbonico, HCO3, è un acido debole. Per fortuna è un acido debole, se no saremmo messi nella merda già ora. È un acido debole che si dissocia in ioni H+ e ioni CO3-. Il fatto che questi ioni H+ liberi sono estremamente dannosi per tutti gli organismi, no? Perché aumenta l'acidità dell'oceano. Per vivere gli organismi nell'oceano si sono dovuti adattare al pH dell'oceano, che è un pH intorno a 8, è un pH abbastanza basico, ok? Ricordiamo che il pH basico va da sopra i 7, il pH acido va sotto i 7. Ecco, il pH dell'oceano naturalmente è intorno agli 8. E col fatto di questa acidificazione da parte della CO2 che sta entrando nell'oceano, si sta assistendo sempre di più a una riduzione di questo pH. E questa acidificazione porta a un'altra grave conseguenza, perché questi ioni H+ liberi devono essere tamponati perché sono dannosi per l'ecosistema marino. Quindi l'ecosistema marino ha escogitato nei millenni un metabolismo, tra virgolette, un effetto tampone, appunto, si chiama effetto tampone degli oceani, che blocca questo ione H+ libero incastrandolo dentro un altro ione CO3-. Ma dove lo prende l'oceano, lo ione CO3-? Dal carbonato di calcio. Il carbonato di calcio è una delle molecole che compongono gran parte delle strutture degli organismi viventi marini. Pensa ai coralli, carbonato di calcio puro, pensa alle chiocciole, pensa a alcuni tipi di plancton, tipo i foraminiferi, che sono dei microanimaletti, no? Che galleggiano anche loro, lo zooplancton. Ecco, loro hanno uno scheletro fatto di carbonato di calcio. Questo carbonato di calcio, per tamponare l'acidità che sta aumentando negli oceani, viene dissociato in ioni calcio, ioni carbonato, per prendere questo ione carbonato e bloccarci lo ione H+ libero. Non so se mi sono spiegato, è difficile farlo senza uno schemino. Voi ci siete, ragazzi? Io assolutamente no. Va bene, va bene. Allora, dove ti sei perso? No, ore fa, vai pure avanti. Magari parlo al muro, non voglio parlare al muro. No, No, assolutamente non sai parlare in modo tranquillo. Continua pure È così. perché stiamo entrando in discorsi complessi. Comunque, fatto sta che per tamponare questa acidità che sta aumentando nell'oceano, aumentando perché? Perché la CO2 ce n'è di più in atmosfera e quindi ce n'è di più anche nell'oceano, che si forma quindi questo acido carbonico. Per bloccare questo acido
carbonico per tamponarlo, l'oceano cosa fa? Bloccarlo vuol dire renderlo innocuo, diciamo, per gli organismi viventi, ok? Per tamponarlo, per rendere innocuo questo acido, l'oceano dissocia il carbonato di calcio, ok, che fa parte fondamentalmente delle strutture scheletriche degli animali marini, quindi coralli, plancton, altri animaletti, pensate alle lumache, le lumache di mare, insomma, Sì. i bivalvi, no? Le ostriche, i mitili, tutte queste cose sono carbonato di calcio, i gusci degli animali marini. Ecco, questi gusci degli animali marini vengono proprio sciolti nell'acido, tra virgolette, si sciolgono e servono per tamponare questa acidità dovuta all'aumento dell'acido carbonico in mare, che è dato dall'aumento della CO2 in atmosfera. Più chiaro? Okay. Magari Ma per la semplificare. conseguenza pratica di tutto questo, qual è? All'atto pratico. A lato pratico succede che siccome il carbonato di calcio si deposita nelle zone tropicali e non si deposita nelle zone polari per un discorso, vabbè, sempre di acidità dell'oceano, vabbè, fatto sta che gli animali marini non riescono più ad avere quel carbonato di calcio che gli serve per costruire i propri scheletri, per costruire i propri gusci, per costruire. E questo porta dei problemi anche all'essere umano, perché non avendo più alla base magari la barriera corallina o alla base quel plancton che serviva per nutrire, ad esempio, le aringhe, sono non, o qualsiasi altro pesce, ecco, siamo tutti interconnessi in questo pianeta. Se un anello, una parte sta male, alla fine, gira e rigira, anche l'essere umano avrà degli effetti negativi. Ma io l'unica cosa che vorrei capire è se si possono formare più gusci, no, di questi animaletti che stai dicendo. Questo vuol dire che loro saranno più facilmente preda dei predatori appunto specifici per loro? E quindi c'è un rischio di estinzione? Allora, succede così, succede che col fatto che questo carbonato di calcio verrà disciolto in acqua e non più fissato attraverso gli organismi, sotto forma di scheletro di carbonato di calcio, no? Quindi chiocciole, il plancton, gusci di qualsiasi tipo, e semplicemente l'organismo ci muore, capito? Cioè, proprio non riesce più a sopravvivere, quindi anche il predatore ha un deficit sicuramente, perché non ha più le prede per nutrirsene. Ok. Ma questo ha conseguenze anche poi sulla futura produzione di minerali, per esempio, se ricordo bene, il marmo di Carrara si forma proprio dai gusci di questo tipo di animale, giusto? Allora, il marmo di Carrara è una roccia metamorfica. Cosa vuol dire? Vuol dire che. Allora, partiamo proprio allora, non è detto una cosa completamente sbagliata, perché il carbonato di calcio che sta nel marmo, che okay, il marmo è fondamentalmente carbonato di calcio, però il carbonato di calcio quando si deposita, no? E viene, si dice, diagenizzato, cioè si forma dal sedimento molle. Ok, a roccia, si dice diagenesi, no? Il passaggio da sedimento a roccia. Ecco, si formano in genere le rocce carbonatiche, e qui sulle Alpi Apuane non ne abbiamo di rocce carbonatiche, perché sono rocce sedimentarie. Qui sulle Alpi Apuane abbiamo delle rocce metamorfiche, ossia quel carbonato di calcio, quelle rocce carbonatiche che si formano dal deposito di gusci di animali marini, portato in profondità attraverso i movimenti delle placche terrestri, attraverso i terremoti, fondamentalmente, queste rocce carbonate che sono state portate in profondità, esposte a pressioni e temperature elevate, e poi sono rispuntate fuori sotto forma di marmo, capito? Quindi ecco, il marmo Capito. è una cosa che è una risorsa limitata e finita nel tempo. Per questo ci sono grossi problemi qui a A Carrara su proposito, Gabri, questo. ti volevo Dimmi. fare una domanda che non so se c'entri molto con l'argomento, però
potrebbe essere interessante. Dato che noi qui a Carrara abbiamo le cave del marmo, l'impatto ambientale che le cave hanno può portare a un cambiamento climatico, può essere correlato anche comunque l'impatto ambientale che hanno le cave sul territorio? Allora, a livello globale, cioè, sicuramente non ce l'hanno. A livello locale, sicuramente ce l'hanno. Capito? Il fatto è che qui da noi abbiamo il mare e le montagne molto vicine, ok? E si forma questo microclima, dove il vapore acqueo che evapora dal mare va verso le montagne e cerca di scavallarle, ok? Di scavalcarle. E cercando di scavalcarle, si alza di quota, si condensa, forma le nuvole e piove, quindi piove parecchio da noi, no? Il discorso è che allora le cave di marmo hanno sicuramente degli impatti ambientali devastanti, soprattutto col fatto che non sono per niente regolarizzate, per niente controllate. Insomma, cioè, io sono pro alla chiusura totale delle cave, ecco, però. A Mi sembra di livello sentire di un clima vecchio locale, cavallo di battaglia, se non mi esatto, sbaglio. esatto. Il cambiamento locale del clima probabilmente sarà dovuto quando, ad esempio, qui a Carrara abbiamo il Monte Bettogli, no? Quello che è sopra Carrara, che non vedi, cioè ormai è diventato un dente carriato, non so se hai in mente Eh sì, ho quello. capito. Ecco, quello lì probabilmente andrà giù molto presto e avrà delle ripercussioni, soprattutto col fatto che avere dei boschi vicino alle città ti mitiga tantissimo il clima locale. Quindi, ecco, forse se ha un impatto locale a livello di clima locale, cioè se avessero dell'impatto locale, no? Mi sono perso un attimo nei miei discorsi. Probabilmente avrebbero un impatto soprattutto sulle acque, okay? Sulle falde acquifere, sui fiumi e su il raffreddamento che il bosco offre alla città. Guarda, una domanda dalla chat molto interessante. Tu prima hai detto di essere contro comunque le cave. Ok, sì. E dalla chat dicono: se le cave chiudono, molte famiglie perdono il lavoro. Come si potrebbe. Cosa ne pensi di questo commento? Ah, cioè, ah, ok, credevo che c'era qualcos'altro. Allora, il discorso sta che sicuramente la filiera del marmo porta un po' di lavoro, ok? Sicuramente, sono convinto di ciò. Quindi la chiusura non deve essere fatta in modo immediato, ok? Da domani si chiudono le cave, stop, tutti a casa. Ma il fatto è che molto spesso con la scusa del lavoro molte multinazionali stanno devastando veramente il territorio, tra cui ormai si può parlare di multinazionali del marmo qui. Quindi dice non è E più il solo sostentamento delle famiglie, ma è un profitto. Questo stai dicendo? Esattamente, perché alle famiglie comunque vengono dati sicuramente delle briciole rispetto ai guadagni che i proprietari di cava hanno, capito? Ok, ma Uno. sarebbe però meglio fare una soluzione intermedia allora a questo punto, cioè. Esattamente, esattamente. Cioè, nel senso, se le cave non credo che si possano chiudere dall'oggi al domani, ma deve essere graduale. La traslocazione del lavoro, capito? Passare qui a Carrara, se non fai il cavatore, sembra che non fai altro. E questo è il problema. Se invece si passa dal fare solo cave al fare cave e turismo, allora forse si riesce piano piano a traslocare quel lavoro in qualcos'altro, capito? Allora, Cioè a diciamo che la traslocare. chiusura delle cave è rimandata perché ultimamente col Covid il turismo. Sicuramente, sicuramente, cioè io sono convinto che con tutti i mannelli che ci sono a livello economico, a livello politico locale, credo che le cave le chiuderanno tra un bel po' se le chiudono, ecco. Semmai le chiuderanno, Chiuderanno mai, guarda, ecco. stavo Ecco, esatto, sentendo. semmai le chiudono.
Ma il fatto è che, come dicevo, il marmo è una risorsa limitata nel tempo, non si può ricreare. Capito? Quindi, come tutte le città minerarie cioè, che basano la loro economia solo e esclusivamente su una risorsa non rinnovabile nel tempo, è destinata alla morte. Capito? È destinata all'abbandono e alla morte. Infatti, è quello che stiamo assistendo oggi a Carrara, cioè abbandono e morte Quello sì, però fondamentalmente. io penso che ancora qualche secolo ci saranno le cave. Non lo so, non lo so perché, boh, non lo, io non ti saprei dire su questa cosa qui. Io spero di no, sinceramente, perché i problemi che portano sono più che i benefici. Quello ci sta. Io, Gabri, volevo farti una domanda per quanto riguarda il verde urbano, Chiuderanno quindi quando andiamo fiera. vorrei sapere, vorrei un tuo commento sull'importanza del verde urbano, quindi dell'integrazione fra la natura e, diciamo, la parte più cittadina, più creata, fra virgolette, dagli uomini, proprio a livello magari della salute, non so se hai qualcosa da dire a riguardo. Allora, il verde urbano è importantissimo per tanti fattori. È importante per la regolazione del clima locale, appunto. È importante, vabbè, a livello ricreativo e a livello di salute. Innanzitutto partiamo dalle temperature. Gli alberi, o comunque il verde in generale, ora non so se avete mai notato, ma d'estate, se voi vi mettete in ombra, sotto l'ombra di un albero, ecco, noterete che l'ombra dell'albero è sempre più fresca rispetto all'ombra di un palazzo. Perché? Perché le foglie, essendo dei pannelli solari fondamentalmente, e dovendo stare esposta tutto il giorno al calore e alla luce solare, ecco, ha attuato, cioè ha escogitato un metodo di raffreddamento davvero particolare, che è molto simile al nostro sistema di raffreddamento che usiamo, che è la sudorazione. Cioè, fondamentalmente, l'acqua, ok, ha un calore latente elevato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'acqua, per passare da uno stato liquido a uno stato gassoso, deve accumulare un sacco di energia sotto forma di calore. Quindi, per passare dallo stato liquido allo stato gassoso, l'acqua trascina con sé un sacco di calore e lo toglie dalla nostra pelle, nel caso del sudore, dalla foglia, nel caso dell'albero, e dall'aria nel caso della traspirazione fogliare. Ecco, infatti le foglie cosa fanno? Evaporano una grandissima quantità di acqua dalle loro foglie. E questo lo fanno per raffreddare la foglia stessa. Fate conto che l'albero, le foglie in genere assorbono anidride carbonica dall'aria, no? E l'assorbono attraverso delle piccole aperture. In genere posizionate nella interfaccia, nella faccia inferiore delle foglie, che si chiamano stomi, no? Sono delle piccole aperture microscopiche che sono tipo delle bocche che si aprono e si chiudono e riescono a fare degli scambi gassosi con l'esterno. Ecco, da lì la pianta fa entrare anidride carbonica, fa uscire l'ossigeno che noi respiriamo, ma fa uscire anche un sacco d'acqua. Fate conto che per ogni molecola di CO2 di anidride carbonica assorbita dall'aria, la pianta ne perde 100 di acqua, sotto forma di vapore. Ecco, ogni molecola di acqua che evapora trascina con sé una grandissima quantità di calore e la trasporta via dalla pianta e rinfrescando la pianta rinfresca anche l'ambiente. Un albero verde urbano, se distribuito in modo uniforme, può diminuire la temperatura locale delle città in estate anche di 5 o 6 gradi e riduce l'effetto di celle di calore. Ad esempio, fate conto l'asfalto, no? L'asfalto è di colore nero e il nero, a differenza del bianco, come dicevamo prima, l'effetto albedo, ecco, il nero, al contrario del bianco, assorbe tutta l'energia luminosa Lo solare e quindi spettro. si riscalda parecchio, ok? L'assorbe tanto e si riscalda parecchio. Ed estate, in un viale non alberato, possiamo raggiungere sull'asfalto anche 60-70 gradi tranquillamente. Con Maronne. gli alberi, esatto, con gli alberi invece, se un viale è alberato, la temperatura rimane mite,
Perché le foglie, disperdendo un sacco di acqua sotto forma di vapore, rinfrescano non solo le foglie stesse, ma rinfrescano anche l'aria circostante. E quindi l'ombra degli alberi è sempre più fresca rispetto all'ombra di un palazzo, per questo. Perché l'ombra degli alberi è data non solo dall'ombreggiamento diretto dell'albero e della foglia, ma è rinfrescata dall'effetto che porta l'acqua evaporando. Capito? E Ma questo quindi è scusa l'effetto. Gabri, toglimi un dubbio. Stando a quello che dici, se io ad esempio in casa compro un sacco di piante, riesco a diminuire la Sì, esatto. temperatura d'ambiente della casa. Io ho una Esatto, domanda poi esatto. dopo collegata a questa cosa. Guarda, Davide, hai detto una cosa vera e sacrosanta. Le piante in casa o in ufficio agiscono come dei veri e propri condizionatori, ok, in estate. E non solo, ti dirò di più, i condizionatori, oltre a sprecare energia e costano tanto rispetto alle piante, i condizionatori d'aria ti seccano l'aria e portano questa cosa a dei problemi alle mucose umane. Ad esempio, non so se hai mai avuto problemi di mal di gola se sei stato esposto ad aria No. condizionata in estate. Non ho capito. Sì. No, non Vabbè, avevo capito. molto interessante, molto interessante. Scusa, Marcello, volevi dire qualcosa a proposito di questo argomento? Sì, no, volevo chiedere una cosa, Gabri. A un certo punto stavi dicendo di utilizzare le piante quindi all'interno come climatizzatori. Ma quello che mi chiedo è, se le piante utilizzano diciamo, l'evaporazione dell'acqua, no? Per creare questo effetto, non c'è il rischio di aumentare in modo spropositato l'umidità L'umidità. ambientale che sappiamo essere, esatto, che sappiamo essere uno dei principali fattori del fatto che ci faccia sentire, no? Quella sensazione di oppressione, di sudore che Certo. sentiamo tutta l'estate. Certo. Fai conto, ad esempio, che tra i gas serra principali, ritornando un attimo al discorso, c'è il vapore acqueo, no? Ok, che scalda parecchio. L'unica cosa è che il vapore acqueo resta in atmosfera per 7-9 giorni massimo. E poi ricade sotto forma di pioggia, sotto forma di pioggia, quindi non è calcolabile, ecco, dal punto di vista di cambiamento globale. Vabbè, il discorso è che ovviamente cioè, tu puoi usare le piante per rinfrescarti, scusate, puoi usare le piante per rinfrescarti l'ambiente interno, però non è che devi stare chiuso senza finestre, senza areggiare la stanza, capito? Cioè, stare chiuso dentro la stanza in estate, anche se piante, forse è anche peggiore la cosa, perché addirittura alcune piante da interni riescono ad assorbire degli inquinanti casalinghi. Ad esempio, la formaldeide che si forma, la formaldeide che si forma attraverso gli impianti mi sembra di refrigerazione casalinghi, insomma, comunque. In casa produciamo un sacco di inquinanti che stanno nell'aria. Ecco, alcune piante da interni hanno la capacità di depurare l'aria da questi inquinanti. Quindi diciamo che i benefici sono molto maggiori rispetto ai problemi che Quindi causano. consigli di Incredibile. riempirci di piante in tutto in giro. Assolutamente, piantare un albero o coltivare una pianta che sia è un atto vero e proprio rivoluzionario. È un atto rivoluzionario che ci aiuta a contrastare i cambiamenti climatici e ci aiuta a riconnetterci con la nostra terra. Ora ordino Io due. sono molto, molto intrippato sul fatto di utilizzare piante all'interno. E quindi, seconda domanda, sempre su questo argomento, ma Ok. non c'è il rischio che le piante producano CO2 e quindi aumentino i livelli di CO2 che già normalmente sono presenti all'interno delle case? Allora, diciamo innanzitutto questo: le piante non solo fanno la fotosintesi clorofilliana che assorbe la CO2 dall'aria per produrre ossigeno, cioè per produrre zuccheri e ci producono a noi l'ossigeno, ma fanno anche la respirazione come noi la facciamo. E la fotosintesi e la respirazione durante il giorno vengono fatte in simultanea, no? Quindi vengono fatte contemporaneamente. Durante la notte la fotosintesi cessa per ovvie ragioni perché non c'è la luce solare. E comincia la fase di respirazione, no? Cioè comincia, continua e resta solo quella. E quindi, allora, riempirsi la stanza di piante e durante la notte tenere la finestra chiusa, le porte chiuse, sicuramente ti porta ad un accumulo di CO2. Però c'è da dire che la maggior parte delle piante, ma,
cioè metti caso la mattina dopo ti svegli, quella CO2 che hanno prodotto e che si è accumulata nella tua stanza verrà utilizzata semplicemente per l'accrescimento della pianta e ti riprodurranno l'ossigeno. Quindi cioè, è sempre consigliabile, diciamo, avere piante sparse nella casa, non concentrate in un'unica stanza. Comunque sia areggiare sempre, perché è di fondamentale importanza, ma comunque, piante o non piante, devi areggiare la stanza, capito? Ma quindi scusa, il bilancio. E poi ci sono, Scusa, vai. scusa, finisco, ci sono alcune piante che durante la notte assorbono la CO2, esempio le piante grasse, ok? Le piante grasse fanno una cosa particolare, siccome sono adattate a vivere in climi aridi e asciutti, per evitare questo spreco di acqua, come vi ho detto, no? Le piante fanno questo scambio di gas attraverso gli stomi. Però, in condizioni normali, per ogni CO2 assorbita, le piante perdono 100 molecole di acqua. Okay? Per evitare questo, le piante che vivono nei deserti, loro non possono permettersi di perdere 100 molecole di acqua ogni molecola di CO2 assorbita. Sarebbe uno spreco immenso e porterebbe alla morte facilmente. Velocemente. Ecco, le piante grasse cosa fanno? Hanno sviluppato questa particolare tecnica che assorbono, aprono gli stomi solo e esclusivamente di notte e quindi fanno questi scambi gassosi con l'esterno solo di notte. E quindi di notte ti assorbiranno la CO2, ok? E l'accumuleranno dentro i vacuoli, che sono de delle particolari strutture all'interno della cellula vegetale sotto forma di acido organico. Poi durante il giorno chiudono gli stomi. E quando la luce colpisce il fusto della pianta grassa, comincia la fotosintesi crostiniana. Capito? Quindi se tu vuoi metterti un sacco di piante in casa per condizionarti, per rinfrescarti l'ambiente, per toglierti gli inquinanti che c'hai in casa che si producono spontaneamente, eccetera, ecco, una cosa che mi consentirei di consigliare è magari di avere diverse specie di piante, tra cui anche piante grasse. Quali sono le specie più indicate in questo senso? Ma ad esempio la cosiddetta lingua di suocera, no? Non so se l'avete mai vista. No, ora me le guardo tutte su internet. La lingua di suocera è una pianta grassa, ecco, ha una forma affusolata, ok? Deriva, mi sembra, dal Centro America o dal Centro Africa, non mi ricordo. Ecco, e quella è una pianta che non solo ti assorbe la CO2 di notte, ma aiuta a depurare l'acqua, sia l'acqua, ti aiuta a depurare l'aria. Se Ma riesci comunque. a magari a condividere Google con carina sta pianta, non l'avevo mai vista. Allora, Almeno, mostrami. probabilmente non ci avevo mai fatto caso. Esatto. Ecco, un'altra cosa interessante è che l'essere umano ha la cosiddetta plant blinded, cioè ha la cecità per le piante. Cioè, le piante no, ci sono ovunque, nei cigli delle strade, nelle case abbandonate, all'interno degli uffici, all'interno delle case, nei boschi, nei prati, negli orti. Però l'essere umano fa fatica a vederle, a riconoscerle e a riconoscere che quelle sono degli organismi viventi. Eccola lì. Questa l'avevo sentita sta cosa, perché il discorso è che noi esseri umani dobbiamo cercare, no, di evitare possibili I movimenti. predatori. Esatto. Esatto. Okay. L'avevo già sentita, sì. Esattamente. Molto, Beh, non è facile molto riconoscere una interessante. pianta, in genere è verde. Ah, mi dicono dalla regia che ho sbagliato la pronuncia, scusatemi. Ok, cioè? Plant blindness, non so Ah, come. va bene, Cecità per le va piante, bene. insomma. Sì, va bene. Ecco, il verde è fondamentale importanza per queste ragioni, cioè nel senso. Per la ragione della temperatura. Poi c'è anche la ragione dell'inquinamento. Le piante riescono a intercettare un sacco di inquinanti, sia atmosferici, sia delle acque. Ad Quindi mi stai esempio. dicendo che le piante potrebbero contrastare il 5G? Assolutamente, È il assolutamente. coronavirus, dove lo mettiamo, raga? Definitiva, Cioè, un allora, paio di piante. Dio, se non portatemi via facciamo. quelle piante. Se in ogni stream non citiamo almeno il coronavirus e il 5G, ragazzi, non siamo contenti, veramente. Ricordiamo Esatto. la stretta correlazione che c'è fra 5G e coronavirus, se non ce lo vogliono dire. Cazzarola. Scusa, prego, prego, cosa stai dicendo?
No, no, che le piante intercettano un sacco di inquinanti, sia atmosferici, ad esempio anche particolati o comunque altri tipi di inquinanti atmosferici, tipo idrogeno solforato, insomma, tante cose, e riescono ad assorbire un sacco di inquinanti dal terreno e dalle acque. Infatti, molte piante vengono utilizzate in questo senso nella fitodepurazione delle acque e nel fitorisanamento dei suoli inquinati. Capito? Wow. Le piante riescono, ad esempio, a assorbire un sacco di metalli pesanti, capito? Tipo il piombo, l'oro. Ma perché poi loro le possono utilizzare per qualche metabolismo No, 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 oppure. loro lo assorbono e lo immagazzinano e lo isolano. Ad esempio, l'oro, gli eucalipti, lo isolano sulla punta delle foglie. Il piombo dovrebbe essere isolato dentro dei vacuoli, sempre sulle foglie. Ah, quindi diciamo che è un effetto collaterale, cioè il fatto che loro abbiano bisogno di acqua, prendono quest'acqua che magari è contaminata e la parte Esattamente. contaminata me la buttano fuori. Ho Esattamente, esattamente. E, capito. infatti su questo è molto importante, io lo ribadisco sempre, il concetto della vegetazione ripariale. La vegetazione ripariale è quella vegetazione, in particolare arborea, che cresce ai lati del fiume. Ecco, c'è sempre questa cosa di andare a tagliare raso i fiumi, dobbiamo tagliare la vegetazione. No, non bisogna tagliare la vegetazione riparia, non bisogna tagliare gli alberi in nessun caso la maggior parte delle volte, perché gli alberi nel fiume agiscono come delle spugne depuranti ed epurano l'acqua che entra nel fiume, capito? E Capito. non solo questo, cioè questo è uno dei servizi che le piante offrono al fiume e offrono anche all'essere umano. Perché adesso nel fiume, ad esempio, ti laminano la piena. Ad esempio, nelle piene alluvionali, se c'è presenza di vegetazione arborea, quindi di alberi, nel letto del fiume, questi alberi ti bloccano la piena e te la rallentano, evitando gli effetti distruttivi che conosciamo bene. Capito. Mi è Capito? venuta in mente una domanda che non c'entra niente con questo discorso, magari tu mi sai rispondere. Cioè, noi sappiamo appunto che ci sono diversi tipi di patogeni, no, per l'uomo, quindi batteri, virus, funghi, eccetera. E Certo. questi patogeni sono, diciamo, distribuiti, per dire, nel suolo, no? E quello che mi chiedo sempre è, ma com'è possibile che noi magari se ci stendiamo un giorno in un bel campo verde, no? Siamo a fare un giro, ci stiamo per terra. Com'è possibile che è difficile beccare un patogeno del genere? Cioè io la risposta che mi sono dato è dipende dalla carica, però dimmi te se magari c'è qualche altra spiegazione. Cioè io quello che dico è che magari ci sono tanti batteri buoni che vanno a schermare quelli magari negativi e quindi la carica limitata di quei batteri o virus, eccetera, non fa sì che diventino patogeni per l'uomo. È esattamente quello, fondamentalmente. Cioè, mi potrei confermare, ad esempio, che nelle zone super sanificate è più facile che si sviluppino dei batteri patogeni. Assolutamente, sì. Perché? Perché questo è un bel concetto, si può estrapolare un bellissimo concetto che il ruolo positivo che ha la diversità nel pianeta. Cioè, avere un ecosistema, avere un ambiente che ha tanta diversità, riesce a compensare i problemi che potrebbero esserci, capito? Si chiama proprio resilienza della natura. Cioè la resilienza sarebbe quella cosa che quella capacità di fronteggiare degli squilibri e reagire in modo positivo. Ecco, questa cosa è tipica della vita, perché? Perché la vita ha sempre collaborato con se stessa, ha sempre instaurato delle relazioni, ad esempio possiamo pensare alle simbiosi, ma le simbiosi ce ne sono parecchie, dalle piante ai funghi, funghi e alghe, uomo batterio, uomo pianta, uomo animale, animale animale, animale pianta, cioè il mondo, noi pensiamo che si basa sulla competizione, ma in realtà si basa principalmente sulla cooperatività e sull'interconnessione che le specie hanno, capito? E quindi Ok. in un suolo, tu non, non, in un suolo sano almeno, non becchi, diciamo, il patogeno, o meglio, è molto improbabile beccarlo perché nel suolo sano
esistono una miriade infinita, miliardi e miliardi di organismi, microorganismi, che tutti insieme si autolimitano, capito? È talmente Ok. affollato che si autolimitano. Gabriele, io volevo farti una domanda sul rapporto uomo e pianeta Terra. Cioè, hai fatto un discorso molto interessante l'altro giorno, mentre Ah, stavamo sì, andavo parlando, su Twitch. sul fatto che gli esseri umani, no, quando si sono creati il loro ambiente ideale, no, la città, fa sì che magari ci sia sempre meno interesse verso, diciamo, la materia naturale, fra virgolette. Tu vedi delle possibili diciamo, risoluzioni di questo problema? Allora, è molto ampio come discorso, ok? Però oggi io credo che non c'è un momento storico migliore per parlare di rapporto tra essere umano e il pianeta su cui viviamo, su cui siamo nati e cresciamo. E questo rapporto con questo pianeta, secondo me, è molto, viene esplicato molto bene da il rapporto che abbiamo col territorio. Il territorio è sempre, cioè, la questione è che l'essere umano ha sempre diviso, no? Naturale, artificiale, no? L'ho sempre ripetuto, per chi mi conosce, l'ho sempre ripetuto che esiste solo naturale, non esiste naturale artificiale. Ok. E già questa divisione divide l'essere umano dalla natura e questo scollegamento, no, con la natura, cioè quando io parlo di natura sembra che parlo solo di piantine, della roccina, dell'animaletto, ma in realtà non è così, cioè la natura è l'esistenza, la natura siamo tutti noi, capito? Ed è questo senso di appartenenza che oggi manca, è questo senso di appartenenza a un territorio, a un luogo e a una comunità umana, capito? È l'unico, io credo che l'unico modo per poter veramente risolvere i problemi ambientali che abbiamo oggi è ristabilire questa connessione attraverso appunto un contatto diretto, okay? Un contatto diretto e un'evoluzione di coscienza delle persone riguardo al fatto che noi tutti, essere umano, l'animale, la pianta, il fungo, il batterio, il fiume, il mare, la montagna, la pianura, la foresta, siamo tutti interconnessi e non c'è niente di diviso in questo pianeta, capito? E ogni cosa influenza l'altra positivamente o negativamente. E io non credo, ad esempio, io litigo spesso con i miei, diciamo, colleghi ambientalisti, no? Perché oggi come oggi si pensa sempre che la conservazione della natura passi da un isolamento totale della natura verso l'essere umano. Quindi l'essere umano non può più interagirci, l'essere umano non può più vederla. Ora, io non parlo delle zone vergini, cioè delle zone intoccate, inviolate dall'uomo, quindi parlo delle foreste pluviali, ecco, quelle lì devono rimanere intoccate, va bene. Però in Europa, ad esempio, che di territori vergini ce ne sono ormai ben pochi, è assurdo che tu mi crei un parco e dentro quel parco i contadini non possano vivere il parco, capito? Cioè il contadino è il vero e proprio conservatore della natura, cioè almeno dovrebbe esserlo, capito? Se tu sviluppi questa coscienza di insieme, sviluppi questa coscienza ecologica, no? Del contadino che ha un ruolo fondamentale, no? Nella conservazione, nella distruzione dell'ambiente in cui vive, ecco, tu hai vinto. Se tu riesci a far innamorare le persone che vivono in un territorio, del proprio territorio, quelle persone sono le stesse persone che lo difenderanno a spada tratta, perché si rappresentano in quel territorio, fa parte della loro vita, della loro esistenza. L'essere umano è una creatura fondamentalmente egoista. Ma non perché è stronzo, ok? Scusate la parola, ma semplicemente perché è un animale e gli animali non fanno niente se non è a loro vantaggio, ok? È il cosiddetto gene egoista, no? E il È una fatto che tu. citazione di un Oh, libro, Selfish Gene. sì, esatto. Ok.
Il fatto che tu mi isoli l'essere umano dal proprio territorio, dal proprio ambiente e che non glielo fai vivere in modo sano, in modo cosciente, ecco, questa è veramente una cosa che non sopporto, veramente mi dà l'urto. Ma secondo Perché. te, scusa, l'educazione dovrebbe iniziare dalle scuole? Oppure che ci fossero degli enti che facessero più divulgazione in questo senso? Ma allora, io in realtà penso che l'educazione ambientale sia la vera rivoluzione, cioè è giusto ad esempio manifestare, eccetera, ma senza una giusta evoluzione di coscienza siamo appunto a capo, perché se il problema adesso è la plastica, no? Domani sarà un altro problema, capito? Se tu evolvi la tecnologia senza evolvere ad esempio la coscienza dell'essere umano per usufruire bene di quella tecnologia, crei soltanto dei problemi. La plastica, sapete com'è nata? Ecco, Io no. la plastica è nata per un progetto ambientalista, fondamentalmente. Perché le palle da biliardo, sì, è assurdo, è un paradosso. Le palle da biliardo un tempo venivano fatte, o i tasti del piano venivano fatti utilizzando l'avorio degli elefanti. Quindi Madonna. chi produceva, esatto, chi era un massacro, chi produceva queste palle di avorio, queste palle da biliardo, ha detto: ma sai cosa facciamo? Evitiamo di ammazzare gli elefanti, diamo un premio in denaro al primo chimico che ci fa un materiale resistente e duraturo nel tempo. E da lì è nato il primo polimero plastico, capito? La plastica in realtà era una cosa benevola, una cosa che è nata per evitare di uccidere gli elefanti. Oggi la plastica è uno dei più grandi problemi che abbiamo in questo mondo, capito? Ma questo perché? Certo. Perché si è creata una tecnologia senza l'evoluzione di una coscienza ecologica e ambientale. Se l'essere umano ritorna ci sono dei casi bellissimi in zone dove, ad esempio, in Sud America o in Indonesia, no? Che lì i problemi ambientali sono molto, molto peggio dei nostri, se vogliamo. Ecco, ci sono dei posti che hanno fatto un programma di educazione ambientale alle popolazioni locali, e adesso quelle popolazioni locali vivono grazie all'ambiente protetto, perché un ambiente sano non solo ti porta a essere una civiltà sana, okay, a livello proprio di salute, ma ti porta anche delle ricchezze. Questo che non si capisce, la natura non è vista come qualcosa che può portare ricchezza e lavoro, ma qualcosa che limita il lavoro, limita la ricchezza. E non è assolutamente così, capito? Anzi, se tu rispetti la natura, eviti di spendere dei soldi a casaccio. Se tu avessi costruito delle case senza andare a costruire dove ci passa il fiume, porca maiala, ecco, non avresti quel cavolo di problemi quando ci sono le alluvioni, perché le alluvioni ci saranno sempre, perché ci sono sempre state, fanno parte dell'ecosistema pluviale, le piene. Ok? E se tu vai a costruire dove c'era prima il fiume, lo intombi, lo metti sottoterra, è ovvio che poi quegli spazi tolti al fiume, il fiume si riprende. Capito? E Certo. quei danni portano delle spese economiche incredibili. È inutile che tu mi costruisci degli argini sempre più alti quando gli argini vengono spaccati, frantumati dalla forza della piena. Gli argini non servono a niente, non serve mettere degli argini altissimi, 3 chilometri, ad esempio a Bacchilana non si vede nemmeno il fiume, sembra il muraglione, no? Vedi il muraglione, ma non ti rendi conto che dall'altra parte c'è un fiume. Ecco, Ma quindi. anche queste divisioni, no? Certe persone non si rendono conto nemmeno che hanno un fiume sotto casa, non riescono a viverlo. Capito? E vivere un fiume non solo ti porta alla ricreatività, agli sport, al turismo, ma ti porta proprio a un ambiente più sano. E un ambiente più sano è quando tu sei interconnesso con l'ambiente. Se l'ambiente è sano, tu sei sano, capito? Allora, Gabriele, dalla chat scrivono: la soluzione è tornare ad ammazzare gli elefanti. Allora, la soluzione in Cazzate realtà. a Sì, parte, la sì, sì. soluzione, tu mi hai detto che quindi edificare in certe zone non ha senso, creare gli argini Assolutamente. non ha senso. Quindi le soluzioni, perché non penso ce ne sarà una sola, ce ne saranno molte, saranno molteplici. Quali sono, secondo te? Ora, per quanto riguarda i fiumi, ti parlo per i fiumi perché è quello che so magari di più.
è la riqualificazione fluviale. In Europa si sta prendendo sempre più piede, la riqualificazione fluviale. In Italia abbiamo un organo che si chiama CIRF, Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale, che è fatto, diciamo, da tecnici e studiosi del settore, che collaborano con i comuni, creando ad esempio i contratti di fiume, eccetera, che consentono una gestione sensata e scientifica del fiume. Ad esempio, per le piene, ok? Per le piene non è quello che si sta facendo adesso è cercare di portare l'acqua più velocemente possibile dalla sorgente al mare. Ed è una cosa completamente sbagliata, perché velocizzando il corso del fiume, tu aumenti la sua energia cinetica e vuol dire che aumenti la sua forza distruttiva, capito? Sì. L'alluvione che è venuta a Marina ha sfondato l'argine in rettilineo. Ok, e cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'acqua in quel punto lì era talmente forte da spaccare l'argine in un rettilineo. Il fiume naturalmente ha dei sistemi che gli consentono di limitare gli effetti delle piene. Ad esempio, la vegetazione riparia, torniamo al discorso di prima, serve non solo a ombreggiare, rendere fresca l'acqua e quindi più ossigenata, non solo a fare altre cose, insomma, ma a laminare proprio le piene, perché i tronchi degli alberi, gli alberi più grandi, creano un ostacolo e fanno disperdere quell'energia che si accumulerebbe, capito? O ad esempio, le cascate sono fondamentalmente degli sfoghi di energia che il fiume, sono degli sfoghi dell'energia cinetica che il fiume ha, capito? Quindi avere delle cascate ti scarica dell'energia. Avere un letto ampio, un letto del fiume Geniale. ampio. Eh? No, continua, scusa. Pensavo fosse una battuta triste, molto Ok, probabile. avere un letto del fiume ampio, no? E non costruirci sopra il fiume, vuol dire che il fiume può ingrossarsi, ok? Senza aumentare di troppo la sua velocità. Capito? Perché se tu fai passare l'acqua in uno spazio di 1 metro avrà una certa velocità. Se tu fai passare l'acqua in 10 metri avrà una velocità molto minore, perché l'acqua si disperde nel suo Vabbè, ambiente, chiaramente. capito? Ma non è chiaro per i consorzi di È un po' come quando bonifica. annaffi le piante con il tubo. Se tu stringi, l'acqua Esatto, e va va più veloce. più veloce. Se tu lasci, l'acqua va Esattamente, esattamente. a palombello, insomma. E non solo, il fiume nelle zone pianeggianti, ok, quindi si parla delle zone di marina, in realtà non avrebbe un andamento rettilineo, ok? Avrebbe un andamento meandriforme. I meandri sono fondamentalmente delle curve sinuose che il fiume sviluppa durante il suo corso pianeggiante. Questo corso a meandri, ok, quindi l'acqua fa queste curve più o meno ampie, questo corso a meandri permette all'acqua di bloccarsi da sola, capito? Perché invece di passare in modo rettilineo, l'acqua deve fare un percorso molto più lungo e sinuoso che permette lo sfogarsi dell'energia in eccesso, capito? Quindi Sì. un esempio, una riqualificazione fluviale è permettere al fiume di avere più spazio possibile, è permettere al fiume di avere la sua vegetazione ripariale, è permettere al fiume di sfogarsi in zone a monte rispetto che alle zone a mare, capito? Molto Molto interessante. interessante. Veramente. Tutte queste cose che comunque stasera ci hai detto, le spieghi anche sui tuoi socials? Ecco, esatto, Allora, momento immagini. spam. esatto, cioè nel senso, sì, non ancora, diciamo, perché allora Cioè, nel senso, spiegaci insomma. più nel dettaglio quello che tu vai a fare, la tua figura sui socials e quali sono i tuoi progetti, insomma. Cioè, insomma, Veramente dove le tue fan possono mandarti le foto dei piedi. interessante. Ok, bella, mi piacerebbe avere le foto dei piedi. Scopriamo Allora, cose interessanti. no, no, guarda, non sono il tipo, veramente. Però i piedi che puzzano provocano gas che aumenta. Il gas serra, sì. No, quindi È metano niente quello, è per i metano. piedi. Però se ci sono i funghi sopra va bene. Questo
Così almeno si fa una taglia, le tagliatelle ai funghi. Ma Sì, passiamo. like it. Quindi comunque dicevi che Allora. cosa, quali sono i progetti, i tuoi progetti? Allora, ce n'è uno già in corso, che si chiama Green Water Journey, Viaggio nelle acque verdi, che è fondamentalmente un film documentario che stiamo registrando io e un altro mio amico e collega di nome Francesco. È praticamente un film, documentario completamente sott'acqua. Le riprese sono fatte completamente sott'acqua ed è un viaggio in prima persona dove tu ti immergi dalla sorgente. Passi attraverso il torrente montano, arrivi al fiume, al lago, allo stagno e poi sfoci in mare. Quindi per far vedere, diciamo, sotto la superficie dell'acqua, il mondo parallelo che si nasconde, nelle acque dolci, Interessante, interessante. che vengono spesso, considerate pochissime. Quindi fiumi, laghi, stagni, paludi, estuari, torrenti e quant'altro. E Mentre. questo documentario lo girate voi? Sì, ovvio, ovvio. Facciamo sia da cameraman che da regia. Quindi siete proprio avventurosi. Sì, ci immergiamo dentro i fiumi anche a dicembre. Quindi qui a Carrara o... Allora, tutta la Toscana abbiamo girato Ok. per ora. È già 2 anni che lavoriamo, abbiamo accumulato 4.000 riprese per ora. Caspita. Sì, circa 4.000 riprese, 3.800 e qualcosa, insomma 4.000. È 2 anni che ci lavoriamo e ora quest'anno dovevamo finire o comunque avvicinarci alla fine, ma per ovvie ragioni è saltato tutto e niente, quindi prossimo anno. Mentre invece questo periodo di quarantena mi ha dato un po' una spinta per, siccome io ho sempre avuto la passione di comunicare, no, queste cose. Di cercare di connettere l'essere umano al suo ambiente, al pianeta Terra. Sto cercando di organizzare e sto già registrando in realtà dei filmati di 10-15 minuti l'uno, dove vado a spiegare certe cose a livello ecologico, quindi magari cosa ne so, l'utilità che ha la fotosintesi clorofilliana per l'essere umano. Oppure l'utilità che il verde urbano ha per l'essere umano, l'utilità che la vegetazione unitaria ha per l'essere umano, l'utilità del fiume, queste cose qui. Perché Quello è un io po' che credo spiega per che. stasera. Esatto, però affrontandole in maniera magari un pochino più. Approfondita. Più, sì, più divulgativa, un pochino più interattiva, col fatto che ci sono più video, immagini, eccetera. E poi, vabbè, di vari argomenti, quindi si passerà dalle piante, ai fiumi, ai laghi, ai vulcani, le montagne, il mare, eccetera. E io credo appunto che l'essere umano non si interessa di natura perché crede che la natura è divisa da se stesso, capito? Ma in realtà l'essere umano è parte della natura e quando si parla di natura bisogna intendere sempre e comunque l'umanità, perché l'umanità è figlia di questa natura, di questa esistenza e di questo pianeta. Di cui tutti noi facciamo parte. E poi, vabbè, poi un podcast audio dove parlerò settimanalmente di argomenti ambientali, così. Quindi qual è il tuo social, diciamo, principale su cui le persone possono trovarti? Ma in realtà vorrei mettermi un po' ovunque, quindi Instagram, sia Green Water Journey che Gabriele Martinucci, Facebook come Gabriele Martinucci e poi c'è anche la pagina di Green Water Journey e poi mi piacerebbe fare appunto questi podcast audio da caricare, non so, o su Spotify oppure non lo so, ci devo pensare. E poi vabbè, i video che sto preparando li vorrei caricare principalmente su YouTube. Perfetto, però se mi stavi dicendo che vuoi cambiare nome forse al tuo canale YouTube? Ah sì, perché prima era Missione Rettile. Perché facevo questi documentarietti quando ero piccino, che andavo in giro a cercare i rettili anfibi per Lapuane, e lo farò a mio nome, cioè diventerà semplicemente Gabriele Martinucci. Però fino a che non ho un parte io non lo cambio, quindi se volete iscrivervi ora si chiama Missione Rettile ancora, capito? Perfetto. Direi Gabri che abbiamo fatto una lunghissima, interessantissima chiacchierata. Molto molto interessante.
niente, ti ringraziamo per essere stato ospite qui a Aspetta, metto questo la podcast. telecamera per l'ultima, almeno mi vedete per l'ultima volta. Esatto. Eccoli. E niente, noi come al solito ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ancora, Gabri, di essere stato Grazie a partecipe, voi insomma, qui. Ok. per l'occasione, per parlare a qualcuno. Dai, ciao a tutti allora. Ciao, raga. Ciao. Ringrazio tutti gli spettatori e ci vediamo alla prossima.